Amici di Sport Piceno e Piceno Game, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno con queste mie stesse mani. Un saluto da Eren Jäger. Non so se mi avete riconosciuto, sono il pelatone più potente di tutto l'universo e finisce sempre tutto con un solo pugno con me. Che cazzo! Chi sei tu in realtà? Questa è una domanda da $1,000,000. Chi sono io in realtà? Bah, sono un ragazzo che ama recitare. In tutte le sue sfaccettature amo questo mestiere. Sono un nerd, vero? La maglietta lo può testimoniare, vediamo se si vede. La maglietta del Dovahkiin, va bene, di Skyrim. Sono un cinefilo, ma a livelli abbastanza alti, mi piace tantissimo il cinema e tutto quello che comprende questo mestiere. E questo è Alessandro. Stare a casa, se ci impegniamo si fermerà. Il cane al parco, no, non ci va. La corsetta non si può fa. Che poi mi chiedo dove vai. Guarda, allora, prima di fare la seconda domanda, noi abbiamo un piccolo video, se ci riusciamo a fartelo vedere, perché è una piccola affermazione su Alessandro, di una persona che tu conosci. Vediamo se ci riusciamo a metterlo. Ecco qui, vediamo se riesce a vedere. Allora, io l'adoro quella serie, guarda. Sai, io trovo che sia un capolavoro, eh. È fatta benissimo, è una serie totalmente diversa dal normale. Lui, il protagonista, è veramente, a parte che, guarda, ha vinto il provino in quell'occasione, devo dire, veramente per meritocrazia, perché lui, mio figlio, è veramente così matto. Quindi tutte quelle alzate di testa, quelle scese, cioè lui nella vita è così, è un attore molto poliedrico, sta veramente fuori di testa, ma lo dico col cuore, nel senso che ha la giusta follia per poter ricoprire un ruolo del genere, non fa fatica, secondo me, poi non so che ti dirà. Ma guarda, cioè, noi l'abbiamo tenuta nascosta questo pezzo, non l'abbiamo lasciata nell'intervista perché volevamo fartelo vedere a te, perché lei, prima di metterlo poi come fuori onda, cioè, ci ha raccontato che il personaggio Saitama in realtà si chiama Alessandro. Ma diciamo di sì, è stato uno dei ruoli più, come si dice, più motivanti che abbia fatto, perché è un ruolo difficile, è stata una cosa difficile da fare e divertente soprattutto, perché spesso mi chiamano per fare magari il figo della situazione, l'eroe, no? Come può essere Barry. Quando mi capita di fare ruoli del genere dove veramente devi tirar fuori tutta la follia che c'è in te, mi diverto molto di più. Racconti la mia storia? No, ti ringrazio. Ma un giorno, un cyborg impazzito è fuori controllo. Io mi salvai per miracolo, che avrei distrutto il cyborg impazzito. Ho capito. Sono passati 4 anni da allora. Finora ho sconfitto diversi mostri e ero cyborg impazzito. E ho vissuto giorni di profonda frustrazione. Distruggere. E questa non è solo la mia battaglia. Ho sulle spalle anche il ricordo della mia città. Ho giurato al dottor Tampos. Poi la storia è molto particolare, perché io in realtà feci il provino per One Punch Man non su Saitama, ma inizialmente ero stato chiamato per farlo su Genos, proprio per quello che ti dicevo, cioè generalmente mi mettono su personaggi un pochino più seri. Poi il direttore, che è Fabrizio Mazzotta, che saluto e ringrazio perché grazie a lui poi alla fine sono arrivato a fare Saitama, mi disse: Ale, guarda, a te ti volevano fare il provino su Genos, però io te lo voglio far fare anche su Saitama, perché abbiamo provato tutti, perché la voce in originale era una voce molto difficile da trovare qua in Italia. Quindi hanno provato di tutto e di più. So. Okanimo. Cyborg Oji. Tetsu no Mihojo no naka ni hakarasa o kanjiru. Ikemen hero gohon yubi. Io mo! Faccio il provino, arrivo secondo, tra virgolette. Cioè mi chiamano, mi dicono: guarda, erano indecisi tra te e un altro attore, però alla fine hanno scelto l'altro attore, doppiatore. Poi dopo una settimana, evidentemente, non so che cosa è successo, non erano soddisfatti, non lo so, insomma, hanno cambiato idea. Tant'è che io l'ho doppiato praticamente tutto di sabato, perché poi si dovevano sbrigare per consegnare il prodotto. Ed è stato difficile,
molto difficile, perché rendere l'apatia in quella maniera è una cosa difficile. Qui sotto fa fresco e caldo allo stesso tempo, si sta proprio bene. Stavo quasi per addormentarmi. Ascolta, adesso ti caverò entrambi gli occhi, così non potrai più opporre resistenza. Chiunque sia l'avversario, il re delle bestie dà sempre il massimo! Però mi ha spronato tanto, è stata una cosa bellissima, un personaggio al quale sono legatissimo, nonostante l'ho doppiato poco, perché poi 10 puntate e non è nemmeno un personaggio che parla tantissimo comunque, tranne le prime puntate, poi dopo inizia un pochino a parlare un po' meno, però è stato un personaggio al quale, uno dei personaggi al quale sono legato io. Cosa risponderesti a tua madre di prima? Mia madre, gli risponderei che mia madre mi ama, ovviamente io amo lei, e senza di lei non avrei mai fatto questo mestiere, nel senso che mi ha insegnato veramente le cose più importanti, me le ha insegnate lei. Non solo, mi sono appassionato alla recitazione grazie a lei, perché da bambini a casa si giocava con una telecamera in mano e facevamo degli sketch. Anche prima di deciderlo, questo era mamma, questa è mamma. Mia madre è un'artista allo stato puro e mi ha trasmesso tutta la passione che ho per questo mestiere, me l'ha trasmessa lei. Quindi la posso solo ringraziare, perché se sono arrivato a fare quel personaggio, sono arrivato a fare Saida, ma tutto il resto, se c'era mamma, probabilmente facevo qualcosa. Comunque Eren l'ho fatto prima. Sì, però sei passata a urlare e continuare a urlare, perché Eren, sì, anche nelle parodie c'è sempre che urla, poi... Eren urla, sì. Ucciso! Loro ricorderanno il mio nome! Tutti fino all'ultimo! E sai perché? Sta urlando ancora? Già. Tutti i giganti moriranno per mano mia! Eren pure è stata una grandissima soddisfazione. Come personaggio, devo essere onesto, almeno fino adesso mi piace un po' di meno. Poi io sono un fruitore di quel... di quei prodotti lì, quindi da quando sono ragazzino insomma seguo manga, anime, perciò conosco bene i prodotti. Come personaggio, almeno fino a dove siamo arrivati adesso, mi piace un pochino di meno, però comunque è stato il primo protagonista di un anime che ho doppiato, quindi ci sono legatissimo e mi piace tantissimo doppiarlo, perché te sfoga proprio, cioè andare in sala e urlare in quella maniera è liberatorio quasi. Guarda, tu sei passato da tanti film, perché abbiamo detto Super 8, ma tanti altri, qual è quello che in realtà non ti aspettavi che facesse successo, o comunque i personaggi che ti aspettavi che facessero successo e non lo hanno fatto, i personaggi che in realtà è stato difficile fare perché ti ha portato delle complicazioni o cosa, e quello che in realtà non ti aspettavi che facesse successo ma in realtà poi è stato quello che ti ha dato il più, cioè ti ha fatto conoscere di più? Ma oddio, vabbè, quello che mi ha fatto conoscere di più in assoluto è Barry, è Flash. Però mi aspettavo che facesse successo, sinceramente. Comunque in questi anni le serie sui supereroi vanno tanto. Forse una serie che non mi aspettavo che avesse tutto quel successo. Cioè, nel senso, vedendolo ho visto, ho detto questa è una bella serie. Però non mi aspettavo che facesse tutto quel successo che ha avuto, è stata Stranger Things. Nel personaggio che doppiavo, appunto, sì, Steve Harrington, e non, sinceramente non pensavo che facesse così tanto successo quando la stavo doppiando. Personaggi difficili, ma tutti i personaggi che andiamo a doppiare sono difficili. Quelli che ti danno magari più da faticare, sicuramente Saitama è stato il più difficile in assoluto, secondo me. Perché levando le cose comiche, che va bene, quelle mi riescono e mi diverto tantissimo a farle, ma inizialmente mi ricordo il primo approccio per arrivare a quell'apatia con Fabrizio, appunto, Mazzotta, al direttore, ci abbiamo lavorato tanto. Pensa che io l'ho doppiato praticamente quasi tutto poggiato sul leggio, con la mano così, per trovare una chiave, perché non era facile, rendere quell'apatia è stato difficile. Quindi quello è quello che mi è rimasto impresso. Quello e poi il primo film importante che ho fatto, che si chiamava War Horse, ti parlo di anni e anni fa, film di Spielberg, eppure quello è stato molto difficile perché era il primo film importante che facevo dopo la mia pausa dal doppiaggio, da quando ho ripreso, diciamo, che io ho avuto una da bambino ho lavorato ma poco, poi a un certo punto ho proprio smesso e poi ho ripreso seriamente a farlo, e quello è stato il primo film importante dove proprio venni scelto dall'America, da Spielberg addirittura, cioè perché lui si sceglie tutte le cose che fa,
e quello fu difficile. Cioè, mi ricordo che faticai tanto, però era anche, come ti spiegavo, il primo film importante che facevo, la prima cosa un po' più seria. Ecco. Noi abbiamo un piccolo particolare. In un film di animazione, tu e tua madre vi siete dati il cambio, perché tua madre ha lavorato nella prima edizione del... Poi tu hai rilavorato nella seconda rimasterizzazione per il trentennale di questo film, che per errore... che è Akira. Ah, come no? Sì, è vero, pensate. Non me lo ricordavo, c'hai ragione, che era mamma nella prima edizione, c'era pure lei. Io non me lo ricordavo questa cosa qua, me la stai dicendo tu adesso. Sì, sì, lei ha fatto un personaggio che in realtà si vede, durante il film si vede abbastanza. Anche tu, comunque, il personaggio tuo è anche tuo particolare in quel caso del film. Però dopo 30 anni ne continuiamo a parlare, quindi probabilmente anche quello non l'hai considerato che facesse successo. Ma no, in realtà sapevo che è un prodotto comunque che aveva già il suo successo all'epoca, sapevo che era molto famoso. Io penso che lo vidi da bambino, mi traumatizzò oltretutto, perché ero proprio piccolo quando lo vidi. Sapevo che avrebbe fatto successo, sapevo che comunque era un bel prodotto e tutto, però ecco, così l'ho fatto volentieri, poi soprattutto perché sapevo, come dicevo, che era un bel prodotto. Ci sono cose che fai nel mio lavoro che fai più volentieri, cose che magari non che fai meno volentieri, perché io cerco di prendere sempre con serietà tutto, però ecco, quando ti capita magari la telenovela un pochetto ti viene da piagna, diciamo, tra virgolette, nel senso che proprio, però ecco, non è il caso di questo film, che è un bel film. Come è cambiato il doppiaggio, facciamo così, da quando è iniziato ad oggi, ma soprattutto dall'inizio del blocco della pandemia ad oggi? Quindi sono due momenti, perché prima all'inizio e poi... Io purtroppo, diciamo che poi chiaramente mi rifaccio sempre, come dicevo, non a quando ero bambino, che l'ho fatto per gioco, ma quando ho scelto che sarebbe diventato il mio mestiere, quindi ormai 11-12 anni fa. E ti dico che obiettivamente purtroppo io sono entrato in un momento in cui il doppiaggio stava cambiando in peggio. Questo per quanto riguarda, non ti parlo di doppiaggio come la forma artistica, io ti parlo a livello interno proprio di professione, quindi purtroppo. Oggi facciamo le cose in maniera tanto rapida, soprattutto più che tanto rapida, cioè facciamo tanto, tant'è che io per mia scelta non prendo mai più di due turni, si chiama, di colonna separata al giorno, che vuol dire che sono turni pieni, cioè dove tu magari fai il protagonista e parli, come diciamo noi, a 200 righe a turno di copione, penso tanto, perché comunque è un lavoro che richiede una grande concentrazione, una grande... richiede fatica, anche se non si pensa, poi chi non lo fa non lo sa, perché è un lavoro al buio, però è un lavoro dove ci devi mettere tanto, devi fare tanto. E prima lockdown, dopo lockdown è cambiato poco, cioè la cosa che è cambiata è che ormai dobbiamo definitivamente sempre separati, ma questo c'era anche prima, solo che adesso anche per le cose più piccole non si può assolutamente stare in sala in più di una persona. Addirittura alcuni studi di doppiaggio non fanno stare dentro la sala di doppiaggio l'assistente, proprio per il fatto di evitare l'assembramento, poi un posto molto chiuso, no? Chiaramente tutto. Però il lavoro è rimasto invariato. L'unica cosa che è cambiata, appunto, è che adesso, mentre prima era opzionale ricevere una chiamata magari da uno studio e ricevere un orario d'arrivo, cioè non succedeva sempre, magari ti dicevano, guarda, c'hai poco, vieni alle 4:30, oggi è quasi d'obbligo, tra virgolette, cioè devo venire quando mi devi fare, faccio e vado via, per evitare di creare assembramenti. Sotto gli altri aspetti è rimasto invariato, purtroppo, perché anche in questa occasione noi come categoria di doppiatori non siamo riusciti a far valere un minimo le nostre ragioni, non solo ragioni ma anche la nostra posizione, e poter, per una cosa importante quale la salute, poter cercare di affrontare la situazione in maniera un pochino più seria. Però purtroppo noi siamo una categoria un po' particolare, non ci difendiamo bene, e quindi questo è. E sono cambiati i tempi, è cambiato un po' tutto. Prima i doppiatori
erano attori in tutti i sensi, gente che veniva dalla televisione, dal teatro, anche oggi è così, un po' meno, e spesso purtroppo questa cosa della velocità, di fare tante righe a turno, eccetera, eccetera, va ad influire negativamente sulla prestazione attoriale, perché è normale che se io devo fare tutto, capito, mi devo sbrigare, vai, vai, la vedo, la faccio, poi un pochino si perde un po' quella magia che invece ci ha sempre contraddistinto e ci ha fatto diventare famosi in tutto il mondo, come settore di parlo, capito? Quindi... Sì, sì. Ragazzi, scusate, dobbiamo prendere l'ascensore. Mi dispiace, ma in questo piano è fuori uso. Ma lui l'ha preso 3 ore fa? No, è impossibile, ci stiamo lavorando da 3 giorni. È che c'è la puleggia motrice che si blocca. Tieni. Comunque ci sono le scale, eh? Quelle non si rompono mai. Questo è. Ma tu fai anche teatro, perché sei attore, facciamo che doppiatore, ma attore. E quanto conta in realtà imparare a fare l'attore per fare poi un buon doppiaggio? Conta tantissimo, soprattutto per chi è all'inizio. Noi doppiatori, tieni presente che siamo doppiamente attori, tutti, per un semplice motivo, perché noi siamo l'unica categoria di attori che deve recitare sui tempi di qualcun altro. Cioè, io ormai ho provato un po' tutto, ho fatto il set, ho fatto il teatro per tanti anni, faccio doppiaggio. Però, quando sto sul palco, piuttosto che quando sto davanti a una macchina da presa, nonostante io debba interpretare un personaggio, lo faccio sempre secondo i miei tempi e le mie caratteristiche, che posso modellare, variare, eccetera, eccetera. Con il doppiaggio questo non è probabile. Cioè, nel senso che noi recitiamo sui tempi di un'altra persona, quindi devi essere doppiamente attore. Detto questo, a tutti i ragazzi che mi chiedono cosa devo fare, per la prima cosa che io dico è: fate teatro, perché, come ti dicevo, essendo doppiamente attore, prima di tutto devi essere un attore. Se vuoi imparare questo mestiere devi essere un attore, quindi il teatro ti forma in maniera anche seria, perché il teatro è, levando il fatto che il tipo di recitazione teatrale si avvicina molto a quello che facciamo noi, a quella del doppiaggio, il portato verso il pubblico, eccetera, cioè tutte cose che si avvicinano a livello di tipologia di recitazione, ma poi ti leva anche tanta paura, perché spesso sti ragazzi che vengono magari dai corsi, oddio, c'ho il professor, c'hanno tanta paura, una volta che sei andato sul palco davanti a delle persone che ti guardano, sono lì pronte a giudicarti, dove non puoi sbagliare, dove se sbagli, no? Cioè, allora poi dopo non dico che non hai paura di fare un provino piuttosto che, però sicuramente lo affronti in maniera diversa, con una sicurezza diversa. E la prima cosa appunto è che il teatro conta tantissimo, perché il teatro secondo me ad oggi è l'unico vero modo per imparare a fare l'attore, per imparare ad essere attore, per essere attore, perché è la forma più pura di recitazione che ci sia. Quindi la prima cosa da fare, se uno vuole intraprendere questo mestiere, deve andare a fare teatro. Perciò, per rispondere alla tua domanda, è importantissimo, a mio avviso. Poi ci sono tanti colleghi miei che bravissimi, che magari l'hanno fatto poco e poi basta, oppure non l'hanno proprio mai fatto e non gli interessa farlo, però sono comunque bravi. Questo non vuol dire niente, però una persona che parte da zero gli è utile. A me, ad esempio, che partivo al contrario, cioè io sono partito dal doppiaggio e poi sono arrivato a teatro, una volta che ho fatto teatro sono tornato in sala completamente diverso, cioè con un'altra sicurezza, con altre, proprio anche a livello di recitazione, molto più tranquillo, sciolto, cioè, e quindi mi ha fatto bene, perciò io lo consiglio sempre a tutti ed è importantissimo. Fantastico. Se ti dovessero proporre un personaggio o un qualcosa di particolare, chi vorresti fare dare voce, o soprattutto chi al teatro vorresti rappresentare? Allora, a livello di voce, ti dico la verità, non lo so, perché un po' i miei sfizi di quando, insomma, ero più piccolo, i miei sogni me li sono comunque portati a casa. Supereroe ho doppiato, il personaggio dell'anime l'ho doppiato, lo 007 l'ho doppiato, Robin Hood addirittura, cioè l'ho coronato un po' di sogni. Se dovessi proprio dirti un personaggio, mi piacerebbe un giorno, perché adesso sono ancora troppo giovane, però magari poter interpretare un Batman, perché io sono un patito di Batman a livelli maniacali, diciamo che è stato il personaggio che mi ha fatto avvicinare al mondo proprio dei fumetti, e quindi poi tutto questo mondo
anche quello dei, cioè, indirettamente anche quello dei manga, degli anime, cioè io mi sono appassionato ai fumetti grazie a Batman, perciò per farti capire. Per quanto riguarda il livello teatrale, ti devo dire la verità, non ce l'ho, perché a teatro a me comunque piace, ho provato a fare anche altro e va bene tutto, ma a me piace fare solo quello che facciamo noi, cioè noi facciamo una sorta di, non è cabaret, è un varietà, un po' l'avanspettacolo di una volta, e mi piace andare in scena solo con quello, perché ho provato anche il resto e ti devo dire la verità, quel tipo di cosa non, cioè, è stato bello, è stata un'esperienza importante, però non, è, non fa per me, a me piace far ride. Quindi i personaggi posso fare quello che voglio, perché lo spettacolo è mio, ce lo scriviamo noi, perciò se voglio fare, ecco, nell'ultimo spettacolo ho addirittura fatto Flash, per dirti, quindi per farti capire. Perciò mi piace fare quello, in realtà, non c'ho un personaggio in particolare. Mi piacerebbe prendere parte, magari a una serie, ma proprio da set, però, più cinematografica, più televisiva, a una serie importante, come magari mi sarebbe piaciuto, che ne so, fare tipo Romanzo Criminale, per dirti, capito? Una serie del genere, bella, fatta bene, eccetera, eccetera. Questo posso... Ti trovi il primo giorno, il primo spettacolo che hai fatto al teatro e stai salendo con il piede sopra il palco. E in questo momento ti si apre il la platea e automaticamente inizi lo spettacolo. Cioè, da lì, che cos'è l'emozione di avere 500, 700, 800, 1000 persone davanti che aspettano, dicendo, ti guardano fissi e dire, ecco, parla. Poi lì... Allora, ti racconto la mia prima esperienza, così rendo l'idea e ti rispondo bene alla domanda. Tu devi sapere questo, la prima volta che io mi sono esibito in maniera seria, cioè in maniera vera, levando chiaramente, che ne so, le recite a scuola da bambino, ovviamente, io pensavo che non avrei mai potuto fare una cosa del genere, perché io sono una persona molto molto ansiosa, e mi ricordo esattamente che mentre mi truccavano, mi preparavano, mi microfonavano, eccetera eccetera, avevo le gambe che tremavano e non riuscivo a tenermi in piedi da quanto stavo male. Il momento in cui sono stato spinto dalla quinta dentro sul palco e ho visto non solo le persone, ma ho respirato quella magia, quell'aria, le luci, il silenzio, stanno aspettando che ci sia qualcosa, che parla qualcuno, cioè, respiri le persone che ti guardano, respiri tutto, respiri quella magia lì, ho detto io non tornerò mai più indietro, qui sopra ci voglio vivere. Perché ti dico una cosa, non mi sono mai drogato in vita mia, ma credo che quella sensazione lì sia la droga più potente che c'è al mondo. Cioè, non te la può dare niente, niente. È una cosa meravigliosa, è una sensazione meravigliosa. Meravigliosa, e non, più di così non so proprio come spiegartela, perché è difficile, però posso dirti che è un'emozione immensa, grandissima. E quando poi vedi che lo fai, che la gente si diverte, che poi magari ti fermano, ti fanno i complimenti, grande, sei soddisfatto. Cioè, dicevo, voglio fare questo per tutta la vita. Battaglia, ho sulle spalle anche il ricordo della mia città. Ho giurato al dottor Tampos che... Adesso hai rotto! Riassumi tutto in sole 10 parole! Ci riprovo. Stop!